Amici telespettatori, bentrovati. Eccoci ancora una volta in diretta con 19 Live. Grazie, grazie veramente ancora. Abbiamo appena ricevuto gli ultimi dati Auditel che ci vedono per ascolti medi in testa alla classifica. Quindi siamo molto felici. Porgo i ringraziamenti da parte del nostro editore, naturalmente, ma anche di tutti coloro che lavorano quotidianamente qui. Insomma, la regia di Nino Tarantino, al coordinamento tecnico Matteo Volpe, insomma, tutta la redazione giornalistica, insomma, grandi lavori e grandi soddisfazioni, lo possiamo dire veramente a voce alta. Allora, partiamo con 19 Live e oggi è una sicuramente delle trasmissioni di punta perché parliamo di condominio, dunque apriamo l'assemblea condominiale che ormai è entrata in tutte le case, insomma, tutti gli amministratori sono lì pronti per ascoltare le opinioni, le domande, le risposte, insomma, dei nostri telespettatori, ma soprattutto le risposte dei nostri esperti. Saluto il presidente della FIAC, Nunzio Zarcone, e l'avvocato Marco Allegra. Bentrovati. Buonasera a Salve, lei, dottore Oddo. telespettatori. Allora Salve. prendetevi una botta di questa soddisfazione. Insomma, gli ultimi dati Auditel di settembre ci vedono in testa assolutamente su tutte le televisioni siciliane. Dunque, veramente un Complimenti. grande. Che ne dite? Che ne dite? Complimenti. Complimenti, Complimenti a complimenti. tutti noi, complimenti a tutti noi, ma anche ai telespettatori che hanno la pazienza e la bontà di ascoltarci, di seguirci. Insomma, questo lo dobbiamo dire, no? Tranquillamente. Assolutamente sì, certo. Poi il C'è tanto lavoro dietro. super bonus sta avendo insomma la sua, per cui insomma ci aiuta. Ma le questioni condominiali sono veramente insomma una delle punte di diamante della nostra trasmissione. Non meglio per chi come me da 40 anni insomma fa questo mestiere, insomma raggiungere questi obiettivi credo che sia il compimento insomma di un grande lavoro di squadra, perché un lavoro di squadra questo da soli non si va da nessuna parte. Allora, partiamo intanto con aprire il condominio, ricordando ai nostri amici telespettatori che avete una linea a vostra disposizione. Chiunque può chiamare allo 091 854 9171. Se avete delle questioni condominiali in sospeso, fatelo subito, sfruttate, utilizzate questa occasione settimanale con gli esperti della FIAC e con i quali naturalmente adesso condividiamo anche tutti i post che arriveranno via WhatsApp al 391 117 6872, ma per favore lì mandate soltanto messaggi. Presidente Zarcone, lei ad aprire se ci sono delle novità, so che ci sono perché io nel frattempo mi informo durante la settimana. Sì, qualche novità l'abbiamo, una fresca fresca, cioè abbiamo avuto un'informazione fiscale che è delle 14.56, dove per quanto riguarda il bonus facciata, in questi giorni si è parlato moltissimo di un'eventuale sospensione di questo bonus, è stata confermata la formula versamento 10% entro il 31 dicembre e i lavori possono essere continuati nel 2022. Quindi questa è un'importante conferma perché in questi giorni si parlava di un'esclusione totale del bonus facciata nella legge di bilancio per il 2022, però hanno trovato questa, diciamo, questa escamotage che permette di continuare quei lavori che già sono in atto. Quindi questa è una buona notizia, dobbiamo Sì, dirlo, no? questa sì, Sicuramente, questa insomma. sì, questa sì, questa sì. C'è anche la questione del super bonus, no? Che anche se poi parzialmente mi pare sarà, io adesso non l'ho capita bene, però dunque fino al 2023 sicuramente, giusto? Allora, nella legge di bilancio sì, si parla già di una proroga sino al 2023, perché lì ricordiamo che il lavoro principale è quello dell'efficientamento energetico e quindi risparmio di energia all'interno dei condomini. Lì è stato confermato 2023, con una possibile proroga per il 2024, però già il 2023 è sicuro. Bene, e questo naturalmente ci conforta, no? Non poco perché voglio dire, sono tutte positive le risultanze di questo super bonus, avvocato.
Sì, dico se posso fare qualche precisazione, dico sul bonus facciate, parliamo sempre ovviamente di lavori parlamentari sulla manovra di bilancio, quindi non, sono con probabilità altissima le notizie che escono perché escono sulle testate più importanti e anche sul Sole 24 Ore. È prevedibile che il superbonus venga approvato solo per i condomini al 2023, Sì. quindi gli edifici unifamiliari rimarranno esclusi con la proroga che c'è oggi, entro dicembre 2022. Per i condomini, perché i condomini sono stati gravati da mille balzelli, c'erano più difficoltà burocratiche, come sappiamo, abbiamo detto tante volte, hanno avuto diciamo, un rallentamento, partivano solo gli edifici unifamiliari e non o plurifamiliari fino a 4. Sul bonus facciate è stata bloccata la voce di spesa, ma è stato chiarito con un'interrogazione parlamentare che il 10% potrà essere pagato indipendentemente dal fatto se il contratto preveda o meno uno stato di avanzamento, perché in genere il superbonus, per esempio, i pagamenti possono essere fatti soltanto dopo che è stato realizzato almeno il 30% dei lavori. Sul bonus facciate non era previsto, ma se i contratti prevedono uno stato di avanzamento con determinate percentuali, si era posto il dubbio. Come fare se i lavori ancora non sono stati completati al 30%, per esempio, se il contratto prevede questo, prima del 31 dicembre 2022. C'è stata una risposta del MEF che ha detto anche in questo caso potrà essere pagato il 10% e quindi il bonus verrà tranquillamente considerato valido, purché, ripeto, sia fatto il pagamento entro il 31 dicembre 2021. Entro il 31 dicembre 2021. Senta, ma ho sentito anche, adesso poi voglio dire, io non essendo esperto non è che c'entro bene tutte le cose, che comunque questo allungamento del superbonus in previsione dovrebbe avere dei ritocchi sull'intervento statale? È possibile? Sì, allora i ritocchi sull'intervento statale sono previsti per gli anni successivi, sono delle previsioni, si paventa l'ipotesi che al 2024, al 2025 il superbonus, no, l'ecobonus, perché non diventerà più un superbonus, scenda in percentuale o quantomeno mantenga le percentuali del 65 e del 75%, perché la cosa che molti non sanno è che quando è nato il superbonus al 110%, che è previsto per due tipi di interventi, quello il sisma bonus e l'eco bonus, quindi il sisma bonus per interventi strutturali, l'eco bonus per interventi energetici, ce n'era precedentemente uno prima che non è stato abrogato, che è il sisma bonus e l'eco bonus al 75, al 65, al secondo del tipo di lavori che vengono fatti, e questo tipo di legge verrà mantenuta fino al 2024-2025, anche se il superbonus scadrà nel 2023. Quindi, le notizie che escono sono sostanzialmente che verranno prorogati i bonus limitati, non verrà prorogato il super bonus al 110. Bene, volevo sentire anche in merito il presidente, insomma, credo che l'avvocato, insomma, è sicuramente informatissimo. È stato perfetto, c'è poco da aggiungere perché è stato chiaro, nella specifica anche dell'eventuale proroga 2024-2025. Ha indicato in maniera chiara i relativi bonus che rimarranno, perché se non dovesse essere confermato per il 2024 si scende a quelle percentuali che indicava poc'anzi l'avvocato. Non ho in merito nulla da aggiungere, è stato perfetto da questo punto di Qual vista. è la situazione? Diamo anche un attimo un quadro, perché la FIAC, ripeto, comunque a beneficio anche di qualcuno che magari si ponesse per la prima volta all'ascolto di questa
trasmissione dedicata al condominio. Qual è la situazione dei lavori? Insomma, ci sono aperture di cantieri, abbiamo sentito, insomma, ma voi avrete notizie più, almeno in Sicilia? Sì, io parlo per la Sicilia. Da giugno di quest'anno c'è stato un incremento di richieste di apertura di cantieri di circa, come dicevo l'altra volta, del 30%, perché con il decreto semplificazione moltissime opere si sono, diciamo, sono state rese più accessibili, però molti cantieri sono partiti al 90%, perché come noi sappiamo in un condominio è un po' più difficile raggiungere il 110%. E ripeto, tanti cantieri al 90%, tanta importanza in questo momento su questa possibile proroga, chiamiamola così, col versamento del 10% entro il 31 dicembre per questi cantieri. Il bonus 110, sono partiti i cantieri anche qui, parlo di Palermo, ma naturalmente avendo più tempo adesso, perché si parla già della conferma per il 2023, quindi va tutto più con un po' più calma, senza frette particolari. Diversi cantieri, diversi associati, diversi colleghi di altre associazioni con cui scambiamo le informazioni hanno intrapreso questa strada e stanno lavorando. Corre l'obbligo, perché la FIAC mi pare che se n'è fatta anche una bandiera, quella della sicurezza sul lavoro. Vorrei proprio aprire una parentesi con voi, perché prima, dal punto di vista proprio della concezione della sicurezza del lavoro nei cantieri, e poi dal punto di vista legale, sentiamo anche l'avvocato. Presidente. Allora, sì, diciamo che lì hanno un ruolo molto importante i tecnici e il direttore di lavoro. Nei cantieri al 90, al 110, ma in tutti i cantieri è aumentata la sicurezza, perché è diventata l'elemento base per poter esercitare i lavori. Non si hanno, fortunatamente, non si hanno più quei lavori rischiosi, o perlomeno la gente, gli operai non compiono più quegli atti senza avere le precauzioni necessarie per eseguire il lavoro. Parliamo di attrezzatura, parliamo di ganci, che loro imbracature particolari, che, ecco, paratie, insomma, tutto quello che è necessario. Sì, sì. Insomma, c'è un'attenzione maggiore. Anche perché il governo ha detto che interverrà pesantemente sui controlli. Sì. E devo confermare che già dei controlli sono partiti anche nei cantieri qui a Palermo, perché delle informazioni che scambio con alcuni colleghi hanno avuto accertamenti per quanto riguarda sia la polizia, dalla Polizia Municipale, che anche dalla Guardia di Finanza, dove vanno a verificare anche questa cosa. La prima cosa è la sicurezza sul lavoro. Avvocato, a che cosa va incontro un'azienda che non rispetta le norme di sicurezza? Ma le sanzioni sono altissime, però dico, in materia di condomini, il piano di sicurezza viene effettuato quando ci sono più aziende che lavorano in un condominio. Nei casi di cantieri aperti, come il super bonus, sicuramente ci sono, perché possono lavorare insieme l'azienda che fa il fotovoltaico, insieme all'azienda che è incaricata per la ristrutturazione. Per quello che riguarda invece la sicurezza il piano di sicurezza che deve eseguire una singola impresa, ci sono normative che ovviamente deve rispettare il responsabile dei lavori. Il responsabile dei lavori può essere o l'amministratore del condominio o nominato un terzo, che deve andare a verificare anche se lo stato di aggiornamento dei lavoratori sulla sicurezza, cioè i lavoratori devono seguire corsi e quindi ci sono dei controlli. Bene. Bene. Su tutte, che gravano sul responsabile. Purtroppo, dopo gli ultimi fatti, insomma, ci sono troppi decessi durante il lavoro, insomma, e quindi è giusto che si facciano gli interventi adeguati, perché non si può andare a lavorare e non tornare a casa dai propri figli o dalle proprie famiglie. Allora, certamente. Andiamo, diamo spazio, diamo il via alle telefonate e anche ai post. Partiamo subito con questo post che adesso la regia ci propone per dare possibilità, insomma, di avere delle risposte ai quesiti.
mi vorrei fare un contatore a parte per quanto riguarda l'acqua. L'acquedotto mi ha detto che ci vuole l'ultima bolletta pagata dell'acqua e una delibera da parte dell'amministratore. Solo questo. La domanda sarebbe: se l'amministratore si rifiuta di darmi una copia dell'ultima bolletta dell'acqua pagata e si rifiuta di farmi una delibera, come mi devo comportare? Ho diritto a chiedere oppure no? Tiziana, prego. Rispondo alla domanda dell'ascoltatore. E allora, intanto il condomino può attaccarsi direttamente, può fare la richiesta di allaccio diretto ad AMAP, purché questo sia in regola con i pagamenti della gestione condominiale. Facendo questa richiesta, che ha un suo costo, l'amministratore può tranquillamente, consegnare la fattura dell'AMAP, ma non tanto che sia pagata, perché penso che se il condomino si va a staccare perché hanno problemi di fornitura e di pagamenti. Certo. Serve la fattura perché c'è un codice di servizio che è legato a quel condominio. Quindi automaticamente l'AMAP rintraccia la posizione del contatore e va lì a installare il nuovo contatore. Però attenzione, il condomino che si distacca dall'utenza condominiale, non è che è del tutto esente dalle spese, perché non perde la proprietà e quindi eventuali riparazioni o eventuali dispersioni all'interno del condominio è tenuto sempre dovrebbe a pagare. Dovrebbe affrontare lo stesso parte, almeno parte, certo. Senza il consumo, però la parte delle spese di mantenimento è chiaro che le devi affrontare, cara signora Tiziana. Allora, andiamo anche alle telefonate, sentiamo chi abbiamo in linea e da dove ci chiama. Pronto? Sì, pronto. Salve, con chi parliamo? Da dove ci chiama? Basta solo il nome. Sì, io mi chiamo Fichiera Rosario, parlo della provincia di Catania, Agi Sant'Antonio. Rosario, la posso Rosario. Chiamare Saro? Sì, anche Saro. Allora, Saro, dica la sua questione. E allora, io, mio padre e mia madre sono morti, mi hanno lasciato una casa, giusto? Sì. Isolata, una casa di 100 metri quadri. Sì. E io avrei bisogno di ricostruirla, però non so come fare, ho parlato con un ingegnere, però ci sono tante burocratiche, delle cose burocratiche che io non capisco, giusto? E la domanda era questa qua: se io, questa casa è fatta dal 1952, se io la vorrei buttare giù e farla di nuovo, di sana pianta, sì. Giusto? Sì, giusto, cioè, se lei vuole fare così è giusto. Come? Dico no, è giusto, perché se la vuole buttare a terra è uguale. Perché no, perché c'è il discorso che zona sismica, non la nostra, dove abito io. Che zona è di Catania? Che zona è? Aci Sant'Antonio. Aci Sant'Antonio. Come Aci Trezza, Aci Reale. Bravissimo. Ora Aci Automobile Club. Uguale. Però lui dice forse non si può fare, possiamo fare solo la facciata. Insomma, io vorrei delle certezze su questo discorso. Allora, lei avrebbe intenzione, quello che ho capito io, così lo rifaccio, lei avrebbe intenzione, sì. C'è questa casa che insomma o si rifà tutta o si butta a terra e si ricostruisce un'altra casa, no? Bravissimo. Ecco, benissimo, l'ho capito pure. Allora, quale sarebbe la procedura che il nostro amico Saro potrebbe fare? Allora, dunque, esiste il bonus, il sisma bonus, che consente la demolizione e la ricostruzione dell'intero edificio. Ovviamente l'edificio deve essere in regola. Cioè l'unico presupposto è che quell'edificio non sia un edificio abusivo, perché altrimenti... Allora, non lo facciamo, facciamo così. chiediamolo subito al signor Saro. Signor Saro, l'edificio è abusivo? No. No, è tutto in regola. Al geometra è venuto e mi ha detto testuale parole. È l'unico edificio che siamo andati a vedere che è tutto in regola. Perfetto. Quindi, allora, superato questo ostacolo, che può fare Saro? Nella normativa sul sisma bonus per gli immobili degradati è prevista la possibilità di demolizione e di ricostruzione. Ovviamente ci vuole un progetto da parte degli ingegneri che ha determinate caratteristiche, e si può fare col super bonus al 110%, cioè che non gli costerebbe nulla? Che non gli costerebbe nulla, se
sempre che trovo un'azienda che è disponibile ad acquistare il credito fiscale. Il credito fiscale. Dobbiamo ricordarci che quando si fa una pratica del sisma bonus, l'azienda fa una fattura zero se utilizza lo sconto in fattura. Poi mi pare che quella zona, insomma, è una zona particolarmente delicata dal punto di vista sismico, no? E quindi, secondo me, insomma, si può. Allora, Saro, ha sentito l'avvocato? No, non l'ha sentito, è È caduto. cambiata la vita. No, è proprio crollata tutta la palazzina. Vabbè, questa fa ridere molto dentro, però. Allora. Vabbè, comunque poi lo sentiremo magari in appresso, ma credo che l'avvocato abbia dato l'indicazione. Comunque c'è la possibilità di fare, di intervenire da No, questo punto di perché vista. mentre in relazione agli abusi sulle parti comuni, per esempio, Sì. non ostano alla decadenza, non possono portare alla decadenza del beneficio, soprattutto per quello che riguarda le parti comuni, facciate, perché il decreto semplificazioni ha modificato lo spirito della legge, l'ha fatto diventare un lavoro di ristrutturazione. Nel caso del sisma bonus con demolizione e ricostruzione, se io non avessi un titolo originario valido, potrei dire che in una campagna c'era una casa, l'ho demolita e ricostruita, alzo un palazzo Certo, è col chiaro. sistema. Quindi ci vuole certamente un immobile che avesse in precedenza uno stato legittimo. Certo, bisogna dal 50, insomma. Allora, post ce l'abbiamo, regia, dobbiamo essere velocissimi perché qui fiondano telefonate, post, eccetera, eccetera. Allora, salve, sono affittuaria di un appartamento. Volevo porre questa domanda. La sostituzione di argano di trazione e cambio funi dell'ascensore, a chi spetta la spesa? All'inquilino o al proprietario dell'alloggio? Grazie mille, Michela. Presidente. Sì, e allora quando parliamo di sostituzioni per quanto riguarda l'ascensore, allora qui la spesa è a carico del proprietario, anche se una piccola parte, essendo di consumo come le funi o qualche altro ingranaggio che entrerebbe nel progetto, sono a carico dell'inquilino. Lì bisognerebbe entrare nello specifico del preventivo di spesa e individuare le competenze sia per il proprietario che per l'inquilino. Ecco, quindi noi diciamo, e questo lo ricordiamo molto spesso, è bello che voi e noi siamo felici anche perché abbiamo fatto gli ascolti giusti, dunque ci seguite in tanti, però invece che mandare i messaggi su WhatsApp, chiamate al telefono, lì vedete qui sotto, dov'è? Qui sotto, no, è qui sotto. Allora, qui vedete c'è un numero di telefono 091 854 9171. Chiamate perché così potete anche rispondere alle domande che gli esperti ovviamente devono fare non avendo le carte, no? Perché quando si hanno tutte le carte, le documentazioni, cosa è tutto più facile, si possono dare delle risposte precise. Senza queste cose, insomma, diventa un po' complicato. Quindi le risposte sono molto generiche, insomma, ci teniamo larghi. Allora, andiamo ancora avanti. Un altro post la regia mi segnala. Dunque, salve, sono Pietro. Salve Pietro. Abito in un condominio di 6 affittuari di proprietà del comune. Tempo fa ci è stato imposto di togliere le caldaie singole per collegarci ad una centralina unica. Vabbè, imporre, avete fatto un'assemblea. Questa centralina unica per il funzionamento è stata collegata al contatore della luce Scala. L'amministratore ripartisce questi consumi elettrici in base ai millesimali della luce Scala. A mio parere, il consumo elettrico della caldaia dovrebbe essere verificato diversamente, conteggiato in base ai reali consumi di ogni condominio. Condomino dovrebbe essere per il riscaldamento e l'acqua calda. Come risolvere la situazione? Il condomino ha dato la risposta alla sua domanda, Ecco. cioè bisognerebbe mettere un contatore a discarica, separare le due linee, perché è giusto che lui faccia l'osservazione consumo energia elettrica scala e consumo caldaia, energia elettrica caldaia. Quindi per poter quantificare sia l'uno e l'altro, facendo una differenza su fattura, si può richiedere un contatore a discarica, l'installazione di un contatore a discarica e poi calcolare in proporzione al consumo di ognuno di loro dell'energia elettrica che ha utilizzato per i riscaldamenti le quote ad ogni condomino. Ecco,
Quindi diciamo che il nostro amico era già sulla strada giusta, no? Sulla sì, risposta sì, che sì, 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 sì. Era già sulla. Quindi confermiamo quello che lei ci ha scritto. Allora, andiamo ancora avanti, vediamo se c'è un altro post velocemente. Sì, lo vedo. Dunque, buonasera, da un anno convivo a casa della mia compagna proprietaria di un appartamento. Complimenti. Abbiamo una bambina e quindi famiglia. L'amministratore informato dei fatti, oltre ad essere stato così gentile da ubicare il mio nominativo al citofono e cassetta postale, che inoltre riceve puntuali disposizioni mensili di pagamento per quanto concerne le rate condominiali dal mio conto corrente, a me intestato presso il conto corrente condominiale, mi chiede delega per presidiare ad una riunione o assemblea condominiale come fossi un amico, vicino o parente. Chiedo delucidazioni in merito. Ecco, non l'ho capita. Cioè, io personalmente non... forse l'avvocato... Praticamente, sì, sì, qui risponde Marco perché dal punto di vista legale. Comunque... Ecco. La domanda è poco... Secondo me... ha messo una parola al posto di un'altra, perché presso il conto corrente condominiale forse voleva scrivere presso la sede condominiale dell'assemblea, cioè non c'entra niente il conto corrente condominiale. Gli chiede forse a lui di partecipare come delegato dell'effettiva proprietaria, perché forse la sua compagna, con la quale ha un figlio, ha una famiglia di fatto, è impossibilitata a partecipare, quindi gli chiede di essere presente, perché probabilmente la deliberazione che devono andare ad adottare è di una certa rilevanza, e gli ha detto sostanzialmente: o viene la tua signora o ti fai delegare in qualunque forma, che poi non c'è bisogno di scrivere il titolo per cui si viene delegato, perché può essere delegato chiunque a partecipare a un'assemblea. Spesso si delega l'avvocato in condominio e saltano. Vabbè, ma il nostro amico qui, che io non so come si chiama, però il nostro amico probabilmente non vuole mandare la sua compagna così all'avventura in un'assemblea. E può essere no, delegato sempre lui, pericolo. Come può essere delegato chiunque. Infatti. È giusto che abbia la delega, perché il reale proprietario dell'appartamento è la compagna, non è lui. Ecco. Non vorrei che lui voglia partecipare senza delega, non esatto, della sua compagna. Esatto. Probabilmente forse lui invitiamo, vorrà partecipare. Invitiamo il nostro amico a chiamarci. Invitiamolo a chiamarci, perché così ci dà delucidazioni. Pronto, chi è in linea, con chi parliamo e da dove ci chiama? Buonasera, sono Giuseppe da Messina. Giuseppe da Messina, prego, qual è la questione? Dunque, nel 2018... il vecchio amministratore è stato revocato giudizialmente perché un condomino l'ha querelato. Al che dopo di ciò è stato nominato un amministratore, perché i condomini sono particolari, che era il portaborse di quello che c'era prima. Il portaborse? Sì, di quello che c'era prima. Come difatti il suo ufficio è lo stesso dell'ex amministratore. Che cosa succede? Che il vecchio amministratore aveva fatto un piano di rientro senza nessuna autorizzazione con l'AMAM per morosità. Lui, essendo stato revocato, non ha pagato il piano di rientro, ma ne aveva pagato qualche cosa in più della metà, per 12.000 euro. Che cosa succede? Questi qua fanno il passaggio di consegna senza citare niente. Dopo di ciò il nuovo amministratore paga per i conteggi e il piano di rientro del vecchio amministratore. È lecito questo qua? Sentiamo, sentiamo l'opinione. Intervengo perché il signor Giuseppe sta riproponendo una replica della trasmissione, perché già era... l'aveva fatta. Abbiamo già parlato di questo argomento? No, aveva proprio chiamato e fatto la stessa domanda. Sì, è vero. Ecco. È vero, è visto. Onestà intellettuale. Scusi se e non gli era bastata la risposta. Ecco, della, evidentemente no. La rivuole. È un'obbligazione. Il fatto che, se, come dice il signor Giuseppe, è stato nominato un portaborse, avrebbe potuto impugnare la delibera
per abuso di diritto della maggioranza contro la minoranza, ma avrebbe dovuto votare contro dicendo che c'era conflitto di interessi, perché quando un amministratore viene revocato giudizialmente c'è una norma che dice che non può essere più nominato lui stesso all'assemblea. Quindi se io nomino qualcuno che sostanzialmente è talmente vicino a me che non che porta a un aggirare la norma stessa, ci troviamo di fronte a un abuso del diritto e quindi nemmeno la maggioranza potrà votarlo. Ma le persone si devono muovere giudizialmente, avrebbe dovuto impugnarla, non l'ha fatto, e quindi ha un nuovo amministratore e se lo deve tenere. Se poi il nuovo amministratore paga dei debiti, lo può fare, anzi lo deve fare, perché i debiti sono del condominio, non è che sono dell'amministratore revocato o meno, anzi bene ha fatto a pagarli. Poi la distribuzione delle spese, se è valida o meno, questo dovrete vederlo in assemblea. Ecco. Questo lo potete vedere voi. Va bene, signor Giuseppe, adesso? Posso intervenire? Dica. Dunque, quando hanno fatto il passaggio di consegne, non hanno citato niente, noi altri abbiamo pagato al vecchio amministratore l'amorosità, e che lui questi soldi se li è messi in tasca. Ora, per quanto riguarda, fanno tutto in silenzio, tutte queste cose qua, come sono venuto a saperle, che sono andato all'AMAM, quale l'ente mi dice che questa morosità la stanno pagando, questa morosità del 2018, la stanno pagando adesso. Non si può rispondere, signor Giuseppe, è una cosa molto delicata. Prima di dare una risposta su questo bisogna verificare gli incartamenti in maniera approfondita. E quindi, se come dice lei, sicuramente potrà muoversi con un avvocato, ma dobbiamo dare per scontato che quello che dice lei è buono. Non può avere un parere di un tecnico sulle sue parole e basta, perché è un... È lei che dà il parere, non lo diamo noi. Va su una situazione molto delicata. Consigliamo una volta. Rivolgere sia un avvocato. Certo, ci vuole un avvocato. Volevo aggiungere una cosa. Sì. Nel condominio poc'anzi si è spinto un po' oltre con una dichiarazione. Mm. Molto spesso noi amministratori ci ritroviamo a pagare debiti del 2017-2018. Oggi nel 2021, perché comunque all'interno dei condomini sussistono le morosità. Quindi è possibile che abbia fatto delle opere di recupero, delle azioni di recupero che sono arrivate a buon fine. Bisogna approfondire le carte, periodo. Anche qui le carte, ci vogliono le carte, ma non quelle per fare scopo a briscola, ci vogliono le carte proprio, quelle documenti, insomma, io la chiamo carte, certo. Arriva più facile. Va bene, abbiamo dato due volte la risposta al nostro amico, che consigliamo naturalmente di rivolgersi a un legale e insomma portare le prove di quello che dice, che, al quale noi crediamo indubbiamente. Allora, fermiamoci, abbiamo il tempo di un caffè? Sì, mi dicono dalla regia che abbiamo il tempo di un caffè, poi ritorniamo con le questioni condominiali con gli esperti della FIAC. A tra poco. Allora, possiamo dare il via. È un fashion talent. Dare un bel giudizio sulla tecnica. Sono emozionata. Io sulla creatività. Io penso sulla postura. È una sfida all'ultima piega. Non si deve mai perdere l'attenzione. Sì, quello è molto importante. Bisogna sempre mettersi in gioco. È The Master Beauty. The Master Beauty, la sfida all'ultima piega. Dal 23 ottobre alle 21.15 su Tele One, canale 19. È tutto chiaro? PCS Italia, professionisti nel settore pulizia e sanificazione ambientale. PCS Italia, opere di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, giardinaggio e potature per spazi privati e pubblici. PCS Italia. Per informazioni preventivi gratuiti 091 691 1327 o 391 466 98 32 o visita il sito pcsitalia.it.
diplomarmi al Trinacria. Altrove non mi trovavo bene, ho avuto difficoltà, ma ho scoperto che preparazione, disponibilità, eventi, slancio, cultura e sicurezza li avrei trovati qui. Non ho esitato a iscrivermi e ce l'ho fatta. Anche io ero senza il diploma e lo desideravo da tanti anni. Ma quando me ne hanno parlato non l'ho più rinviato. Mi sono iscritto, ho coinvolto un amico, anche lui adulto senza diploma. Abbiamo frequentato. Era un bell'ambiente in sicurezza. Abbiamo studiato e finalmente ci siamo diplomati. E a pieni voti. Se non hai ancora conseguito il diploma, che aspetti? Vieni al Trinacria e ce la fai. Siamo a Palermo in via Alfredo Cuscina 10 e a Bagheria in via Dante 28C, Istituto Dante. Bentrovati, sono qui per ricordarvi che l'informazione raccontata ritorna in televisione per raccontare la realtà della Sicilia, per ascoltare la gente, le opinioni, le testimonianze, le emergenze del territorio. Tutto questo a cura della redazione di Sicrapress. Dimenticavo, torniamo in TV, ma torniamo sul canale 19 su Tele One Live, ma anche sul 519 in HD. Ci vediamo in TV ogni venerdì sera alle 21:15 con il meglio dell'informazione raccontata. Amici telespettatori, seconda parte di 19 Live, FIAC Condominio. Se avete delle domande chiamatelo 0918549171, avete pochissimo tempo a disposizione, dunque non perdetevi l'occasione di parlare con i nostri esperti. Abbiamo subito una telefonata, pronto, chi è in linea, da dove ci chiama? Chiamo da Messina. Come si chiama, il suo nome di battesimo? Il nome vuole sapere? Sì. Gioacchina, io sono d'origine spagnola. Gioacchina? Sì. E che sarebbe Joaquín? Joaquina. Ah, Joaquina, con la qua. Joaquín è mascolo. È mascolo, Joaquín è mascolo, giusto. Va bene, allora dica la questione, signora Joaquina. Ma il canale non è il 20? No, quello è Mediaset, signora. Noi siamo il 19. Vada di uno indietro. Ho capito, sì, l'ho messo il 19. Ecco, perfetto. Ora, io lo stavo vedendo il suo programma. Sì, grazie. E vedo che parlare del condominio. Siccome io, in questo condominio che mi trovo adesso, che sono del 2015, che sono qua, sì. E siamo stati con l'ascensore l'anno scorso, nel 2020, l'ascensore si è rotto a maggio del 2020. Siamo stati un anno senza ascensore. Vabbè, ma tanto dove doveva andare, signora? C'era il lockdown, quindi c'è... Ah, ho capito. No, però poi diciamo che poi la pulizia della scala non c'era. Perciò non sono passato mai a prendere soldi. Mm. Ora ho saputo che l'amministratore che c'era prima se n'è andato. Sì. E c'è un nuovo amministratore. Però non so fatto del mese di maggio. Aspetti, signora Joaquina. Signora Joaquina. Sì. Non gridi, perché tanto la sentiamo benissimo. A me scusi, ma è così il mio modo di parlare. Non si preoccupa. Non si preoccupa. Allora, siccome nel 2021, a 10 di maggio, hanno aggiustato l'assessore. Sì. Però ancora, io nel 2020 avevo pagato il condominio maggio, giugno, perciò sì. Ero pagata. Però del maggio del 2020 che l'ascensore non funzionava, è arrivato il 2021 e hanno aggiustato l'ascensore, perché è un condominio un pochino particolare. Ora io mi domando, ma io devo pagare un anno di condominio quando non c'era il servizio che doveva essere? Ecco, presidente, dica, in spagnolo per favore, me lo faccio tutto in spagnolo per favore. Mi viene difficile. Mi viene più semplice. Sono molto sagno che non hablo lo spagnolo.
Ora. Ma se ci sei capace di dirlo. Ecco. Allora, intanto bisognerebbe capire il perché non si è riparato l'ascensore per un anno. Quindi sicuramente mancanza fondi. Poi non è una colpa imputabile all'azienda che esegue la manutenzione dell'ascensore. La quota dovesse pagata nello specifico, visto che comunque l'ascensore non era funzionante, si paga in una misura ridotta, in attesa di una riparazione che è stata lunghissima da questo punto di vista. Poi lì, se i servizi, a differenza, se il servizio di pulizia a scala in questo periodo non c'era, che doveva esserci perché era quello che doveva garantire la sanificazione all'interno dello stesso, mm-hmm. e quello non deve essere pagato. Quindi la signora è tenuta a pagare un minimo di quota di manutenzione ascensore così da contratto, e se non c'era neanche l'amministratore che si era dimesso, neanche la quota dell'amministratore. Io non vedo cosa le hanno chiesto, non so cosa le hanno chiesto come spese condominiali, che anche lì bisognerebbe entrare in merito sulla ripartizione, su che cosa le hanno attribuito da pagare. Ecco, signora Quachina, che ancora cosa... No, ancora non ho chiesto niente, perché io il nuovo amministratore non lo conosco, non so chi è, no, che non si è fatto conoscere, però una tranquilla mi ha detto che sicuramente mi faranno pagare anche un anno d'arretrato quello che non ha stato l'ascensore. Io dico, ma se non c'è stato l'ascensore, non ci sono state pulizie della scala, perché io abito al primo piano, e la signora accanto a me aveva una persona del servizio e le puliva il primo piano fino al, sotto l'aldronaco. Però non che c'era altro, non c'era niente. Ora io mi hanno detto sì, devo pagare un minimo, io mi saprò regolare e vediamo come faccio, perché io sendo pensionata sociale non che ho soldi da buttare. Certo, allora ripeto, bisognerebbe vedere, entrare nello specifico della ripartizione delle spese che le richiederanno. Naturalmente, mancando dei servizi non le possono chiedere le somme, però la luce, le porto ad esempio, la luce della scala è una spesa condominiale di parti comuni, e quindi già solo quello è una quota a suo carico. Però vabbè, è molto generico, signora, così. Consigliamo alla signora chiaramente di capire le voci, magari parlare con un esperto, esatto. Cioè, se vuole poi insomma ne diamo qualche contatto con la FIAC, se non ha nessuno insomma. Va bene, signora Quachina? Sì. Dai, ci sentiamo, insomma, deve capire bene che cosa le vogliono far pagare. Io, se c'è qualche problema, posso telefonare al numero. Sì, le giriamo un numero di telefono, poi lei va, insomma, chiede. Va bene, grazie infinite, grazie. Hola. Dottore Oddo, mi scusi, sì, mi perdoni, prego. Volevo fare una comunicazione, perché molti magari che chiamano da Catania o da Messina. Sì. Noi abbiamo anche le sedi FIAC Catania Messina, ecco. Se serve, dico in privato, possiamo dare qualche riferimento di qualche collega che li possa assistere da questo punto di vista nelle loro zone di appartenenza. Certo, lei ci mandi i contatti che noi poi li giriamo, chi ce li chiede, insomma, tranquillamente, okay, anche perché è un servizio pubblico questo qui, insomma, una cosa utile che può aiutare qualcuno, poi ognuno si indirizza verso le cose che preferisce. Io invece dico, volevo intervenire su un fatto che magari è poco conosciuto, così come parlavamo anche di sicurezza. Sì. L'ascensore è una vera e propria macchina, cioè ha un numero di matricola che è come un numero di targa. Quando viene impiantato un ascensore viene data una comunicazione e l'autorizzazione a farlo, e poi si viene autorizzati a farlo mettere in moto. A questo punto questo impianto, che è un impianto permanente, ha necessità di una manutenzione che mi sembra che sia trimestrale. Questa manutenzione deve essere pagata alle ditte di manutenzione. Chi è il responsabile della mancata manutenzione? Chi amministra il condominio, quindi l'amministratore? Capita che in certi condomini, purtroppo, per delle morosità, non si riesca a pagare la ditta di manutenzione che cessa di fatto il servizio. In questi casi l'amministratore fa fermare di fatto l'ascensore, anche se funzionante, perché se dovesse succedere qualche cosa sarebbe lui responsabile, oltre ai condomini che lo hanno delegato. Certo. Che potrebbe esserci un infortunio in un ascensore non manutenzionato.
Certo. Perché questa è una precisazione molto importante. L'ascensore è munito di un libretto che viene aggiornato, viene continuamente indicato lo stato di servizio delle corde, come sono state pulite, che tipo di intervento viene fatto di manutenzione, diciamo, ordinaria. Siccome questa ci sono anche le disgrazie, importante. Ci sono anche le disgrazie, proprio il fermo ascensore, perché viene fatto spesso perché non c'è, si riesce a pagare la manutenzione, quello poi alla fine. Va bene, allora andiamo avanti. Salve, la mia domanda è sui compiti di un amministratore di condominio. Bene, ovvero nel terreno adiacente il nostro condominio è presente una gru da circa 10 anni e sarebbe di proprietà della ditta che ha costruito anche il nostro condominio. Il nostro condominio è abitato da circa 4 anni e in questi 4 anni la gru non è stata controllata da nessuno. Nell'ultima riunione condominiale abbiamo per l'ennesima volta tirato fuori questo argomento con l'amministratore, dicendo che è il caso di capire come fare per farla rimuovere, visto che ultimamente sono frequenti giornate molto ventose con raffiche di vento molto forti, e proprio un paio di mesi fa in un'altra zona della città con il vento è caduta una gru. Io mi domando, posso pretendere dal nostro amministratore che abbia un atteggiamento proattivo e ci aiuti a risolvere questa situazione? Non fa che temporeggiare, benché abbia il sostegno di tutti nei condomini e l'aiuto in particolare di 2 condomini, un avvocato e un geometra, che mettono a disposizione la loro professionale per contribuire a risolvere questa faccenda. È lunghissimo questo caso, mi sono stancato. Allora, avvocato. Bisogna vedere dove è posizionata la gru. Se è posizionata all'esterno, possono fare una segnalazione all'autorità giudiziaria per abbandono di rifiuto speciale, perché anche le autovetture lasciate, qualunque cosa che viene lasciata in maniera permanente sul luogo pubblico privato, può diventare un rifiuto. Quindi perdere stabilità e cadere. In quel caso si può inibire questo, oppure se c'è il timore o il pericolo reale che cade, quindi si può fare un'azione civile di danno temuto. Ovviamente sarà l'assemblea a dover prendere questa decisione, non mai l'amministratore, per autorizzare l'amministratore a far fare un giudizio che porti a una domanda nei confronti del proprietario della gru di rimozione immediata della gru, perché è pericolosa, ma bisogna dimostrare che è pericolosa. Se è all'interno è una questione contrattuale, quindi si potrà fare rimuovere sotto il profilo contrattuale. Io ho fatto un appalto per costruire un palazzo, tu alla fine della costruzione devi togliere la gru. Certo. Anche qui esiste il potere del giudice, sempre su domanda giudiziale. Va bene. Allora, abbiamo telefonato, continuo con i post, regia, ditemi. Post, andiamo con i post. Allora, salve, ho acquistato una casa di circa 200 metri quadri, ma non le 2 cantine che sono conteggiate comunque nei millesimi della casa e che misurano complessivamente circa 100 metri quadri. Ora mi interesserebbe sapere, ovviamente, spannometricamente, in che percentuale le 2 cantine incidono sulle spese condominiali. Questo non c'era mai capitato, questa domanda. Presidente. Qui è tutto un calcolo che deve fare un tecnico, non è una competenza né dell'amministratore né dell'avvocato, perché il calcolo delle tabelle millesimali li redige, come dicevo prima, un tecnico abilitato. Non saprei dire l'incidenza, anche perché poi parliamo di 100 metri quadri, di cantine, ma le cantine e l'appartamento sono 2 cose completamente diverse. Una cantina da 100 metri quadri può sviluppare 5 millesimi, un appartamento da 100 metri quadri può sviluppare 70 millesimi, dico per far capire un po' la proporzione. Però è una risposta generica che do, perché lì deve esserci un tecnico che deve fare dei calcoli per arrivare ad avvicinarsi alla percentuale reale di divisione tra le due, diciamo, tra le cantine e l'appartamento. Okay. Non è semplice anche così. Anche qui bisogna approfondire con le documentazioni opportune per cercare di essere più precisi, insomma, nelle
risposte. Però le anche qui abbiamo avuto il super condomino che ha parlato di spannometria. Che cos'è? Termine a me sconosciuto, l'ho appena cercato, esiste. È il metodo per fare i calcoli a spanne, senza basarsi su valori scientificamente accertati. Quindi, cioè, lui dice... Esiste il termine spannometricamente. Non era un errore. È come dire, facciamo un calcolo random, no? A random, cioè, così, no? Un'approssimazione. E poi la traduzione di random in italiano, io non la dico. Che perché... poi il criterio per misurare la quota di una porzione di piano è invece non a spanne, ma molto preciso, si esprime in millesimi, e i millesimi vengono adattati su criteri che sono calcolati su valori non precisi, e quindi qui forse potrebbe esserci la spannometria, ma giurisprudenzialmente considerati validi. Per esempio, un appartamento può avere più millesimi se ha una migliore veduta. Ecco, oppure in relazione all'utilizzo, i millesimi dell'ascensore, quello dell'ultimo piano ne ha di più perché utilizza di più l'ascensore. Ecco. Va bene, allora pochi minuti abbiamo ancora a disposizione. Salve, ho un grosso dubbio e spero possiate aiutarmi. Noi ce la mettiamo tutta. Da 2 anni amministro un condominio. Un amministratore condominio. E purtroppo non ho ancora riscosso i compensi perché il conto è dall'altra parte della barricata, no? Cioè dall'altra parte. Un amministratore che non piglia soldi, poverino. E purtroppo non ho ancora riscosso i compensi perché il conto corrente si svuota ogni mese per pagare tutte le spese, in quanto sono io stessa, è una donna, è una Zarcone, è una donna, sono poche le donne amministratrici, vero? Poche ma hanno un grande carattere. Poche ma con grande carattere. Toste, ma con grande carattere, è sì. È vero, toste, le donne toste. Sono più toste. Insomma. Allora, più donne agli amministratori. Dunque, non ancora accedere alla presidenza a queste ultime per non far correre rischi di morosità al condominio già altamente gravato. Vedi? È la sensibilità di una donna. Nel momento in cui redigo il bilancio consuntivo, come mi trovo a comportare? Dovrò inserire la spesa tra le voci di rendiconto pur non avendo di fatto percepito nulla? Si tratta di compensi maturati ma non riscossi nel corso della gestione. Dovrò comunque mettere una fattura? Grazie mille. Ma intanto qui questa è una domanda tecnica che mi permetto di rispondere io. Sì. La collega fa delle ripartizioni condominiali che siano mensili o annuale a bilancio preventivo. Quindi il suo credito è maturato e deve inserirlo sul rendiconto in gestione. Deve inserire la morosità perché di conto come contropartita ci saranno dei morosi che dovranno pagare. E consiglio alla collega di fare delle procedure di recupero perché... Onestamente, personalmente ritengo che non sia corretto che la collega abbia lavorato per 2 anni senza percepire nessun compenso, cercando di garantire i servizi al condominio. Anche lì è un errore, perché anche lì dobbiamo, secondo me, creare il disagio. Il disagio è quello di eventualmente creare una situazione possibile anche di distacco luce, perché bisognerebbe capire anche la posizione del condominio, perché nel momento in cui si taglia la luce nel condominio si ferma. Quindi le nasce un disagio e il condomino è obbligato poi a versare le quote. Dico, potrebbe essere una soluzione, ma comunque in bilancio la collega li deve indicare, perché sono spese rendicontate, è un servizio svolto, deve emettere la fattura, può emettere a fine anno la fattura e questo gli può servire alla collega per un'eventuale azione di recupero delle quote successive. E lì poi subentra anche la figura legale, perché ha un titolo per le mani, con cui gli permette di recuperare la quota. Bene, va bene. Allora, l'ultimo post, perché non abbiamo più tempo, siamo passati dall'amministratore al portiere. No, non è questo, c'è un altro, è quello più piccolino, perché questo è troppo lungo, non ce la faccio. Allora, intanto lo leggo. Allora, buonasera, sono il portinaio di uno stabile. Dovrei pagare delle tasse, ma il condominio non mi ha fatto le ritenute d'acconto. Mi ha detto che lui non ha niente. Cosa devo fare? Portiere. Molto generico. Allora,
precisiamo che il portiere è a tutti gli effetti un dipendente, sì. Quindi con l'emissione della busta paga il condominio, nello specifico poi l'amministratore, ha l'obbligo di fare il pagamento dell'F24, dove ci ritroviamo la posizione INPS e il DM del portiere. Così non saprei rispondere a cosa intende dire con la ritrovata d'acconto, diciamo, cioè molto diciamo generico. Al nostro amico di chiamarci allo 091 854 9171, altrimenti no. Ce n'è un altro piccolino. Io su questo però potrei rispondere. Sì, prego, dica questa. Avvocato, prego. Quando si fa la ritenuta d'acconto del portiere, c'è una parte che è il condominio, piccola, è una percentuale intorno al 9%, che deve pagare nella qualità di sostituto d'imposta obbligatoriamente, anche se è di competenza del portiere. In questi casi l'omissione portava fino a 2 anni fa a un reato, che era omissione. Il reato tra l'altro aveva una condizione di procedibilità, che era la richiesta dell'INPS di versare questa parte della ritenuta obbligatoria, e adesso è stata tramutata in sanzioni amministrative. Derubricare un reato in sanzione amministrativa non è la felicità delle persone, perché le sanzioni amministrative sono altissime, vanno da 15.000 a 50.000 euro. Ecco. Quindi dovrebbe fare un accertamento e dire al suo amministratore che se la ritenuta mancante è quella, potrebbero esserci delle conseguenze molto gravi. Allora, mi è arrivato adesso l'ultimo, proprio non ce la faccio. Dobbiamo allungare. La prossima settimana facciamo 2 ore, Zarcone, perché non ce la... li faccio preoccupare. No, facciamo sempre 1 ora. Allora, buonasera, ho un grandissimo problema. Il balcone della signora di sopra, sopra di me, sta per cadere. E questo è pericoloso. E lei non vuole sistemarlo, dice che lo devo pagare io. Ci ha mandato anche una foto che è veramente preoccupante, perché ci sono, eccola, guardate la regia, cioè sono veramente spettacolo. Cioè, appena arrivata questa foto, guardate come sta crollando sto balcone. Che cosa gli diciamo a questo nostro amico o amica, non lo so, non ha scritto come si chiama. Ma intanto ho avuto modo di notare che è un balcone a gettante, quindi la proprietà è una proprietà esclusiva del condomino sovrastante. Ecco. Quindi il ripristino del balcone è spettante totalmente alla persona che abita sopra. Non vedo veranda, cioè quella, non riesco a capire se siamo all'interno di una veranda o meno, perché se ci fosse stata una chiusura del balcone a veranda, le cose, la ripartizione andrebbe a cambiare. No, chiusura del balcone attende. Allora è un balcone aperto, quindi si deve pagare il signore sovrastante. Sopra, la signora di sopra deve pagare. Consiglio, perché l'ho fatto personalmente quando se ne sono fregati di me, perché mi stavano cadendo i pezzi di balcone in testa e potevano anche uccidere mia madre. Io ho chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti immediatamente, hanno fatto loro un verbale, è arrivato direttamente pure all'amministratore condominiale, che ho dato tutti i nominativi, tutte cose, ho dato i nominativi alla signora di sopra, alla signora di sotto, alla signora di lato, a destra e a sinistra. Insomma, è arrivata subito la cosa, nel giro di neanche una settimana, tutta la copertura a protezione, naturalmente, a sicurezza. Quindi chiamare i vigili del fuoco. Comunque esiste anche un reato specifico che è già conclamato, che è il reato di rovina di edificio. Quindi se si è proprietari di un edificio che è in rovina e non si provvede, già solo perché lo si lascia in rovina, mi sembra che sia l'articolo 670 del codice penale, si può subire un procedimento penale. Esatto, va bene, grazie di cuore ai nostri esperti della FIAC, grazie di cuore a tutti i telespettatori, siete veramente tantissimi.